al nuovo appuntamento con Cronache Bestiali, la nostra trasmissione interamente dedicata al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute, di educazione, ma anche di alimentazione ed infine andremo a conoscere un'amica a quattro zampe che cerca una famiglia. Bentornati all'appuntamento con la salute, siamo come sempre in compagnia del dottor Martini. Oggi parliamo dell'importanza della sterilizzazione, in questo caso specifico delle gatte. Ecco, perché sterilizzare le gatte? Ma sterilizzare le gatte ha molti vantaggi. Allora, intanto sì, è l'unico strumento per cercare di contrastare il randagismo felino, che purtroppo oggi è un problema molto serio, addirittura molto più del randagismo canino, che bene o male con l'utilizzo del microchip è stato molto ridimensionato. Quindi la sterilizzazione evita che nascano cucciolate in maniera incontrollata. Poi serve a prevenire molti tipi di malattie, particolarmente infettive come l'AIDS e la leucemia felina, che si trasmettono in particolare con i rapporti sessuali e poi con le lotte che i gatti fanno per contendersi per esempio i maschi e le femmine. Quindi sterilizzando le femmine o castrando i maschi, o entrambi, che è la cosa migliore, si anche riduce la diffusione di queste malattie. E poi ci sono anche dei vantaggi per la gatta in sé, perché gli ormoni sessuali portano alcune malattie come il tumore alla mammella, che nella gatta è quasi sempre maligno, oppure infezioni dell'utero. Sterilizzandole, soprattutto precocemente, si evitano queste malattie. Quando sterilizzare le nostre gatte? Le gatte andrebbero sterilizzate quando, nel periodo in cui non vanno in calore, che è un periodo che si sta sempre più accorciando in realtà, però diciamo da fine estate, quindi settembre, ottobre, fino a gennaio, le gatte non dovrebbero andare in calore, e quello è il momento migliore, perché intanto si evita che vadano, che facciano cucciolate nella stagione successiva. Poi sarebbe bene sempre sterilizzare la gatta quando non è in calore, perché i vasi sanguigni che si vanno a chiudere sono molto più piccoli, l'utero è molto più piccolo, le ovaie stesse sono più piccole, quindi l'intervento comunque è più facile e meno rischioso. Ecco, ci sono delle accortezze poi, una volta sterilizzata la gatta, da tenere? Sì, il post-operatorio è un post-operatorio piuttosto semplice, in realtà non è che bisogna fare grandi cose con le tecniche chirurgiche che si usano ora, non c'è bisogno di dare farmaci, non va medicata la ferita, bisogna tenere la gatta un minimo tranquilla per circa una settimana, ma già dal secondo giorno la gatta è in grado di mangiare, di muoversi, il post-operatorio è limitato e non particolarmente complicato. Cosa fare quando ci troviamo invece di fronte a una colonia felina? Il comune di Arezzo riconosce le colonie feline, riconosce anche le gattare, i gattari che si prendono cura delle colonie feline. Quello che va fatto è censire la colonia felina, e quindi bisogna recarsi all'ufficio ambiente del comune di Arezzo, dire che nella zona X esiste una colonia felina e dire che il responsabile della colonia è il signor tal dei tali. In questo modo il comune sa che lì esiste una colonia felina e l'ASL veterinaria può sterilizzare le gatte e i gatti gratuitamente. Questo però è un servizio che vale solo per l'appunto per le colonie censite. Quindi la prima cosa è censire la colonia e poi la seconda è fare sterilizzare le gatte. Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici a quattro zampe. Come sempre siamo in compagnia della dottoressa Chiara Caporali del Centro Dermatologico Veterinario. Oggi parliamo di shampoo terapia. Ecco, sfatiamo qualche mito. Quindi è vero o non è vero che i cani non si possono lavare? Allora, finalmente questa domanda. Allora, no, non è vero, i cani si possono lavare, ovviamente dipende con che cosa si lavano. I cani si possono lavare in maniera frequente, anzi la shampoo terapia è un ottimo sostituto a terapie sistemiche, quindi eventuali antibiotici dati per bocca o terapie antimicotiche date per bocca. Poi bisogna differenziare se uno ha un proprietario o ha un animale con dei problemi
problemi, dove quindi gli sciampi possono essere più frequenti, oppure viene fatto un lavaggio di routine. Resta il fatto che, come vale per noi, lo shampoo deve essere quello appropriato per l'animale, quindi più sono delicati, se uno soprattutto lo lava per pulizia di routine, e meglio è. Ci sono degli shampoo specifici? Sì, ci sono tanti shampoo specifici, anche proprio per lavaggi frequenti, che sono shampoo idratanti e lenitivi, e ci sono degli shampoo specifici proprio per curare le patologie, quindi degli shampoo dedicati a chi ha un'infezione della cute, degli shampoo dedicati a chi ha infezioni batteriche, shampoo dedicati a chi ha infezioni da lieviti. Quindi esiste un mondo dietro gli shampoo, e poi in base al problema il veterinario deve indicare quello più specifico per quella circostanza e la frequenza con cui effettuare i lavaggi. Cos'è la sciampoterapia? La sciampoterapia è per l'appunto la sostituzione di quella che è la terapia per bocca, utilizzando un prodotto che viene applicato direttamente sulla pelle. E mi sembra anche una cosa abbastanza logica: se io ho un problema di pelle e applico direttamente a contatto con la pelle la sostanza in grado di farmi guarire, probabilmente avrò un acceleramento nella guarigione dell'animale. Con che frequenza si possono lavare i cani? Dipende, non c'è una frequenza minima, non c'è una frequenza massima. Io consiglio sempre, se il cane vive in casa, quindi sale sui letti, sale sul divano e quant'altro, che uno magari ha piacere avere il cane pulito, almeno un paio di volte al mese. Quando invece ci sono cani con problemi cutanei, la frequenza può arrivare anche a 2-3 volte a settimana, o addirittura quotidianamente su zone limitate della cute. Che so, un cane ha problemi sui piedi, io i piedi, volendo, li posso lavare col mio shampoo medicato anche tutti i giorni. Quindi non è vero che, insomma, fa male al cane lavarlo troppo spesso? Assolutamente no, non è vero. L'importante è, sottolineo, lavarlo con lo shampoo giusto. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso bortolo ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a 4 o 2 zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a 4 zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati all'appuntamento con l'addestramento. Oggi parliamo di agility, lo facciamo come sempre con Simone Grotti. Cos'è l'agility? Ah, l'agility è uno sport che nasce più di 40 anni fa ormai. È uno sport adatto a tutti i cani, questo. Logicamente ogni cane ha delle caratteristiche e vanno rispettate, chiaro, perché non posso, a un bulldog francese non posso chiedergli di saltare effettivamente, perché andrei a intaccare quella che è la sua struttura fisica, ci sono già tanti problemi, quindi. Nasce per cani molto agili, pastore belga, malinois, oppure border collie, la massima espressione c'era il border collie, ok? I cani da caccia si comportano molto bene.
E si, vieni. Allora, sali. Dai. Op. Ale. Allora, è un'ottima valvola di sfogo. È un ottimo strumento per lavorare il rapporto con il proprio cane ed è molto molto utile per insegnare al cane a stare libero, per esempio, perché è uno sport che fai tutto da libero. Il cane deve essere sempre concentrato su di te e eseguire degli attrezzi. Eseguire attrezzi, ora qui è montato molto semplice per cose di base, ok? Però io ti metto l'ingresso di un tubo accanto a quello di una passerella e tu devi farmi la passerella invece che il tubo. Tendenzialmente il tubo lo adorano i cani, non si capisce perché. Op, sali, op. E quindi costruisci anche elaborazioni complesse, insegna al cane a seguirti, a fidarsi di te, ok? Con il cane libero, perché è uno sport che viene fatto tutto a libero, neanche il collare deve tenere il cane, perché può essere un pericolo per loro, ok? Poi sviluppa muscolatura, fiato, resistenza, sia al cane che al padrone, perché alcuni cani ti forzano a correre veramente tanto dietro a loro. Come vedete, lui c'ha un bel fiatone perché ha fatto un po' di esercizio, ok? Ma il bello è la sinergia che si crea, perché siete insieme a farlo, non è uno sport che fai da solo, in cui il cane siete insieme. Sali! Ed è adatto a tutte le persone di tutte le età, perché logicamente nella loro misura fanno quello che devono fare, ok? Non c'è necessità, non serve di arrivare a livelli agonistici importanti per passione, per divertimento, per fare qualcosa con il cane lo puoi benissimo fare e crea un ottimo rapporto, che è la cosa più importante di tutte. Bentornati all'appuntamento con l'alimentazione. Oggi ci occuperemo di igiene dentale per quanto riguarda il cane. Ecco, innanzitutto cosa è e cosa dobbiamo fare? Sì, buonasera. Allora, per quello che riguarda l'alimentazione del cane ci sono varie tipologie, per quello che riguarda appunto proprio l'igiene sia delle gengive sia dei denti. Tendenzialmente oggi, diciamo, abbiamo prodotti come il Dental Stick che sono, diciamo, fanno l'azione meccanica nella pulizia, quindi hanno una forma particolare in modo che i denti e le gengive vengano azionati e così si agisce sulla pulizia. Parla anche di un prodotto appetibile per il cane? Assolutamente sì, perché quasi tutti i dentastick di quasi tutte le marche sono tendenzialmente pelle bovina ma con un'anima di carne, a prescindere dalla tipologia, dal gusto, però quello che è importante è proprio l'azione meccanica della masticazione. Ovviamente sulla posologia dobbiamo stare attenti perché prodotti che comunque vanno un po' a influire sull'alimentazione, quindi noi consigliamo sempre non, diciamo, un eccessivo uso. Mentre in casi dove il cane sia un pochino più anziano, dove abbia più problemi anche di saliva, anche in certe razze particolari, si usano delle polveri o degli integratori proprio con il principio attivo dell'artiglio del diavolo, della cozza verde irlandese, che è proprio un principio attivo per riuscire a scastrare proprio il tartaro, anche con l'aggiunta di ioni d'argento per preservare appunto le gengive. Tendenzialmente noi consigliamo, sarebbe sempre meglio sia sul dental stick che sia su tutto quello che è un integratore a livello di igiene dentale, di cominciare anche un po' da giovani, anche se non hanno questo tipo di problemi, ma in modo da preservare sia le gengive e di creare quella patina o quel movimento meccanico che permette ai denti, permette al cane appunto anche di autoripulirsi. Quindi partire sia da una giovane età del cane? Assolutamente sì, noi consigliamo dopo i 6-7 mesi di età di cominciare a dare dei dentastick per far capire anche al cane proprio meccanicamente la masticazione,
da un anno di età noi consigliamo anche di usare, di integrare con cicli di un mese o due all'anno dei cicli con delle polveri, con dei prodotti apposta, proprio più che altro per il tartaro, molto più specifico. Ecco, un problema frequente quello del tartaro? Sì, purtroppo sì. Il problema del tartaro nei cani è abbastanza frequente. Ora, diciamo che in natura tendenzialmente, come tutti gli esseri umani, non è un problema, però purtroppo con l'avvento dell'alimentazione un po' industrializzata, molti prodotti sono molto standardizzati nell'estrusione e tutto, e anche con l'aggiunta di, purtroppo oggi anche sugli alimenti abbiamo delle materie prime non di prima qualità, e questo fa sì che il problema tendenzialmente negli anni è molto aumentato. Poi addirittura per arrivare nell'età un pochino più avanzata, dove in certi casi anche lì per certe razze è consigliabile una pulizia dentale dal veterinario. In quel caso, insomma, dobbiamo rivolgersi ad un veterinario. Invece le polveri come funzionano? Ecco, per quello che riguarda le polveri è un semplice integratore da aggiungere al cibo, che sia secco, che sia umido. Va visto nello specifico nel prodotto, il nostro prodotto che usiamo noi, per dire che ci avvaliamo della Dottor Clauder, è un prodotto a base anche di ioni d'argento, quindi in grado di staccare anche il tartaro un pochino più pesante. L'unico, diciamo, tallone d'Achille di questi prodotti è che non si possono usare regolarmente, quotidianamente, va fatta una posologia, va visto cane per cane, va visto anche lo stile di vita, quello che mangia, perché anche lì sull'alimentazione, dal secco all'umido cambia molto. Sulla carne abbiamo più un altro tipo di masticazione e il cane riesce un pochino più a autolavarsi. Nell'alimentazione secca, vuoi per il prodotto, vuoi anche per il tipo di crocchetta che è molto piccola, purtroppo la saliva, c'è un eccesso di salivazione e quindi si forma di più del tartaro, quindi anche in base al tipo di alimentazione va visto caso per caso come dare l'integratore adatto. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso bortolo ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarlo ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati all'appuntamento con le adozioni, siamo come sempre al canile comunale di Arezzo, gestito dall'EMPA. Oggi conosciamo Dotti. Chi è Dotti? Dotti è una cagnolona di circa 2 anni, taglia media, molto affettuosa, giocorellona e agitata. Qual è la sua storia? Come è arrivata qui? Dotti è arrivata qui circa un annetto fa, è stata trovata vicino al Parco Giotto, e tutta piena di morsi nelle zampe, molto probabilmente morsi di altri cani. E è stata curata, soprattutto un gomito, aveva una brutta infezione, però è guarita e ora sta bene. Ecco, oggi sta bene e cerca famiglia.
Sì, assolutamente. Lei è una cagnolina molto affettuosa, che cerca molto il contatto con le persone, va d'accordo con tutti i tipi di cani, sia maschi che femmine, è una gran giocherellona e ha bisogno di tanto spazio e di movimento. Ecco, quindi adatta sia all'appartamento che insomma per un giardino, basta farle fare del movimento. Sì, assolutamente, non per forza chi la volesse adottare deve avere un giardino, basta anche un appartamento, l'importante è avere tempo per portarla fuori. Va d'accordo con altri cani, gatti, bambini? Ah, con gli altri cani non ha assolutamente problemi, anche con i bambini non ha problemi, con i gatti insomma, nel senso lei ci vorrebbe giocare, però i gatti li spaventa. Come sempre, chiunque volesse adottarla può rivolgersi a voi e venire qui al canile. Sì, assolutamente. Ecco, oggi parliamo di una delle attività del Club Bulldog Francese Italia, l'attività di rescue, cioè il recupero. In cosa consiste? Allora, noi siamo un club, come dicevi appunto, CBFI, Club Bulldog Francese Italia. All'interno del CBFI abbiamo un rescue che appunto recupera i canini meno fortunati, i bulldog meno fortunati, solo di bulldog. E questa attività è piuttosto complessa, nel senso che noi non solo recuperiamo, cioè facciamo tutto dall'inizio, nel senso che ci viene segnalata una situazione, chiamiamo per questa situazione, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo al cane, che condizioni è, eccetera, eccetera, perché può essere un cane malato, può essere un cane che ha semplicemente bisogno di un'altra famiglia, cioè le situazioni sono varie. Da lì ovviamente prendiamo il cane in stallo e abbiamo i nostri stalli casalinghi, e lo portiamo dal veterinario, capiamo qual è la situazione in toto e poi iniziamo a cercare una famiglia. Ci sono all'interno del rescue molte persone che ci danno una mano. Io devo dire che la sensibilità delle persone è veramente molto alta, cioè io sono parte noi che proprio facciamo parte del CBFI, però ci sono anche altri gruppi che ci aiutano, quindi è una situazione molto solidale. Ovviamente è un'attività che si svolge in tutto il territorio nazionale? Sì, sì, in tutto il territorio nazionale, assolutamente. E infatti abbiamo avuto dei rescue che sono arrivati da Napoli, da varie parti d'Italia e comunque da noi seguiti ovviamente sempre nello stesso modo. Attualmente abbiamo un cagnolino purtroppo molto sfortunato che si chiama Ettore ed è un bulldog di 5 anni circa. Ha una situazione di salute molto 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 precaria che stiamo ancora valutando. E fortunatamente c'è una ragazza molto carina che è abituata a queste situazioni un po' estreme, perché lui ha dei problemi importanti, che lo tiene in stallo. E adesso insomma dobbiamo verificare tutte queste cose e se è possibile e quando sarà possibile, che sarà stato curato, cercare una famiglia che sia adeguata a questa situazione. Ovviamente noi seguiamo sempre i nostri rescue, non solo nel momento in cui vengono dati, viene e arriva la nuova famiglia, ma anche dopo, perché nella pagina Facebook che noi abbiamo, eccetera, che arrivano le foto, dopo i nuovi genitori, la nuova vita comunque la accompagniamo sempre nel corso del tempo. Quanti bulldog francesi avete salvato e insomma questi poi avete trovato una nuova famiglia? Allora, abbiamo salvato alcune decine di bulldog. Noi siamo soliti prendere uno o due bulldog, non di più, perché come dicevo l'attività è anche piuttosto costosa, ecco, e poi ha bisogno di molto impegno, quindi meglio pochi ma fatti bene che tanti che poi dopo magari non vengono gestiti nella maniera giusta. Noi siamo sempre accoglienti, cioè accogliamo qualsiasi persona che ci fa delle segnalazioni, che ha voglia di raccontare qualche storia che non è proprio
Siamo molto attenti alla privacy perché le situazioni possono essere più o meno delicate, nel senso magari ci sono delle situazioni che sono un po' estreme, ma altre che realmente vengono fuori da storie complicate, di vita complicata, di situazioni familiari complicate. E possono trovare una seconda vita? Assolutamente, hanno trovato fino adesso una seconda vita tutti quanti, stanno benissimo e vivono una vita finalmente serena. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre va alla prossima puntata.